Buon sabato ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie per questo fine settimana. Intanto, sino al 6 gennaio al Parco Carrara, Circo Stefano Orfei. Sino al 12 gennaio al Quinto Padiglione di Torino Esposizioni, Corso Massimo D'Azeglio, abbiamo Natale in giostra. Sino al 12 gennaio, Luci d'Artista, Mercatini di Natale. Sino al 6 gennaio in Piazza Castello e in Piazza Solferino. Ancora oggi sono chiusi gli uffici Sportello Cassa e Ufficio Verbali del Comando di Polizia Municipale di Via Bologna 74. Oggi in Piazza Palazzo di Città, oltre mercato, semafori in manutenzione, sino al 31 dicembre, in via Cimarosa, angolo vie Petrella e Maddalene, e in via Cipradio, angolo vie Saccarelli e Principi d'Acaia. Causa la voragine che si è creata in corso Quintino e Sella, continua a essere chiuso il tratto compreso tra corso Gapetti e il largo Tabacchi. Per questo le linee 75 e 56 effettuano capolinea provvisorio in piazza Ermada. Veniamo alle notizie di domani, domenica 29 dicembre. I parcheggi nelle strisce blu della zona centrale sono tornati ad essere gratuiti. Sulla balconata di via San Donato, domani la Fera della Leia. In piazza Vittorio Veneto, mercato straordinario di Campagna Amica, cura di Coldiretti Torino. Domani, mercati aperti, Martini, Benefica, San Paolo, Racconigi, Vittoria, Foroni, Repubblica, Madama Cristina. Dalle 14.30, corteo Sermic da piazza Borgodoro 61 verso piazza Alimonda. Direi che è tutto, buona giornata, buon viaggio, a lunedì.